Quali sono le norme in materia di licenziamento per giusta causa? Ce ne parla l'avvocato Giuseppe Placentino. Adesso leggerò una email che viene dalla Sicilia, da Vito, che vive a Messina. Ho provato a contattarla, ma non riesco a mettermi in contatto con voi. Ho un problema con un mio dipendente. Era in malattia dal 22 gennaio 2023 al 6 marzo 2023. Dopo il 6 marzo non si è presentato al lavoro. Ho inviato una lettera di richiamo e sono in attesa di una sua risposta per poi procedere al licenziamento. In merito a questo, volevo sapere a cosa vado incontro mandandolo via, sapendo che nel suo periodo di malattia, e tuttora adesso, sta lavorando in un pub di terzi, mettendomi in serie difficoltà per la reperibilità del personale. La ringrazio, aspetto sue, Vito da Messina. Noi abbiamo risposto a Vito chiamandolo, quindi verbalmente. Ho telefonato per dirgli una cosa, che ha fatto bene a mandare la lettera di contestazione, ossia la lettera di richiamo. Qui siamo in presenza di un caso in cui il licenziamento potrebbe addirittura essere in tronco, cioè ad nutum, senza preavviso, perché si è rotto proprio quel vincolo di fiducia. Di regola, dobbiamo dirlo, l'articolo 2118 del Codice Civile dice che ciascuno dei contraenti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può recedere dal contratto secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo gli usi, secondo i costumi. Tuttavia, questo diritto del datore di lavoro ha pian piano subito delle limitazioni. Adesso, per poter licenziare, occorre che ci sia o la giusta causa o il giustificato motivo. Parliamo della giusta causa. La giusta causa è una condotta, un fatto molto grave che va a ledere il vincolo di fiducia. In questo caso, per esempio, anche con dei fatti extra lavorativi. Il fatto che questo suo lavoratore, di questo signore che vive a Messina, di questa pasticceria, abbia durante il periodo di malattia lavorato in nero con un concorrente è un fatto gravissimo. E nel caso di licenziamento per giusta causa non c'è l'obbligo del preavviso. Ci può essere licenziamento in tronco. Cosa diversa è invece il licenziamento per giustificato motivo. È inutile tediare voi telespettatori nella differenza tra giustificato motivo soggettivo o giustificato motivo oggettivo. Fatto sta che si tratta di fatti comunque gravi che vanno a ledere, che sono in contrasto con le esigenze dell'impresa e quindi con l'organizzazione del lavoro. Facciamo un'ipotesi: se un autista di una linea si rifiuti di guidare. In quel caso l'autista, andando contro le regole del lavoro, evidentemente commette un illecito che potrebbe comportare il licenziamento per giustificato motivo. Ora io ritornerò su queste normative, quindi ripeto, bisogna stare attenti quando si procede con i licenziamenti dei lavoratori, non perché l'avvocato Placentino sia contro i lavoratori. Io parlo in questo caso perché si sono rivolte a me anche dei datori di lavoro, come in questo caso, che non sempre devono essere mortificati ed accusati di pensare solo al profitto. Non è così. I datori di lavoro, le imprese, hanno una funzione sociale. Non dobbiamo ritornare al 1800, a Marx, per capire che quella funzione sociale esiste dal punto di vista anche filosofico, e quindi quella funzione sociale che deve essere alla base della collaborazione tra il datore di lavoro e il lavoratore. Detto questo è un caso eclatante di violazione delle elementari norme di rispetto dei principi del lavoro. Noi vi aggiorneremo su ulteriori evoluzioni di questo caso.